collegati dalla centralina di montaggio. Vi avevo promesso le immagini dei precedenti Catania-Lazio delle ultime stagioni in Serie A, ma prima dobbiamo parlare del presidente Lotito, che ha infiammato la vigilia, la settimana di Catania-Lazio, perché subito dopo la vittoria della Lazio con il Parma ha invocato una task force per garantire la regolarità delle ultime giornate di campionato. La Lazio è in lotta per un posto Champions insieme all'Udinese, ma soprattutto insieme alla Juventus e alla Roma. In questa vicenda è intervenuto anche il presidente del CONI Petrucci, che ha detto a Lotito: non esiste nessuna task force, ma noi abbiamo l'intervista di Lotito che risponde proprio al presidente del CONI Petrucci. Può partire il contributo. Ma io non so, io non ho letto le cose, ma task force da che significa non esiste? Non esiste mica la istituita il CONI o la federazione. Questo è un problema della Lazio, l'ho chiesto apertamente, non c'entra né la federazione né il CONI su questa iniziativa. Ok, ma visto che ha creato molte discussioni questa cosa, ecco, lei pensa di portare avanti quello che ha detto? No, già è avviata, quindi non è che penso di portare avanti, è già innescata. Queste quindi le parole del presidente della Lazio Lotito. Adesso è arrivato finalmente il momento di vedere i vecchi Catania Lazio, a cominciare dalla stagione 2006-2007, quella del ritorno del Catania in Serie A. Si gioca sul campo neutro di Lecce, Catania Lazio finisce 3-1, a segnare il primo gol è Giuseppe Colucci su colpo di testa, il raddoppio, questa è l'esultanza di Colucci, il raddoppio del Catania è firmato invece dal gabbiano, da Jonathan Spinesi, servito proprio da Giuseppe Colucci. L'intervento in spaccata di Jonathan Spinesi che regala il 2-0 al Catania. 3-0 nella ripresa, tiro di Spinesi ribattuto, arriva Colucci che segna la sua doppietta. La partita poi finirà 3-1, vediamo anche Angelo Peruzzi che in quel periodo difendeva la porta della Lazio. Stagione successiva si gioca al Massimino, Catania-Lazio finisce 1-0 con un rigore di Jonathan Spinesi, quindi ancora Spinesi a decidere la partita. Stagione 2008-2009 si gioca ancora al Massimino, il Catania lo allenava Zenga, segna Michele Paolucci il gol decisivo, Catania-Lazio finisce 1-0, possiamo anche andare avanti con le immagini, arriviamo all'anno scorso, stagione 2009-2010, ancora al Massimino, la partita finisce 1-1, a realizzare il primo gol per il Catania è Jorge Martinez che realizza veramente un capolavoro. Fa praticamente tutto da solo, primo gol del Catania, poi la Lazio però troverà il pareggio nella ripresa, vediamo ancora i replay del gran gol di Jorge Martinez, la Lazio realizzerà il pareggio nella ripresa con Julio Cruz che realizzerà di testa su cross di un suo compagno. Quindi 1-1 l'ultimo precedente tra Catania e Lazio per il momento.